Battlefield 2042. Si chiamerà così il nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona firmato DICE, in uscita il prossimo 22 ottobre. Prima di proseguire, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere nessun video di EveryEye.it. 2042 vorrebbe essere il nuovo cardine della declinazione moderna della saga. Attenti però a non far correre le aspettative, mai come in questo caso vi suggeriamo di seguire da vicino il percorso di avvicinamento al prodotto e aspettare di avere qualche informazione in più sul feeling e sul gameplay di Battlefield 2042. Questo video contiene soltanto una panoramica sulle mappe e le modalità, sul livello di distribuzione dei contenuti, sulle ambizioni e le scelte creative del team di sviluppo. Ci sono inoltre da considerare alcuni elementi che rischiano di disinnescare a priori l'idea che 2042 possa essere una ripartenza integrale, come DICE vuole lasciarci intendere. Ad esempio il fatto che il gioco sarà cross-gen, sviluppato con una edizione ammodernata e aggiornata del vecchio Frostbite, ma non con una nuova versione numerata. Battlefield 2042 non avrà una campagna single player, nessuna storia da giocare, nessun racconto. Per chi volesse giocare da solo o con un ristretto gruppo di amici, c'è la possibilità di lanciarsi nelle mappe multiplayer lasciando che gli avversari siano controllati dall'intelligenza artificiale, ma si tratta di una magrissima consolazione. Il team sostiene di volersi concentrare su quello che sa fare meglio, ciò che al contempo rappresenta il fulcro portante dell'esperienza, il multigiocatore. Ciò non toglie che i ragazzi di DICE non abbiano speso un po' di energie per inventare un contesto narrativo. Gli antefatti raccontano di un mondo in cui, negli anni 30 del XXI secolo, tutti i problemi con cui conviviamo si inaspriscono irrimediabilmente. Crisi energetica, flussi migratori incontrollabili, cambiamenti climatici devastanti. Di lì a poco molti paesi si trovano sull'orlo del collasso economico e sociale, e falliscono senza scampo. Si crea così un flusso di persone senza patria, i no-pets, rifiutati da tutti gli stati che ancora si tengono in piedi e costretti ad arrangiarsi per sopravvivere. Nel 2042 scoppia una guerra per le risorse fra i due grandi blocchi dell'America e della Russia, e un blackout satellitare riduce la possibilità delle due superpotenze di utilizzare tecnologie missilistiche e truppe robotizzate. Si torna alla fanteria, raccolta proprio tra le fila dei no-pets. A onor del vero, lo scenario di Battlefield 2042 non ci ha impressionati più di tanto in quanto a carattere e originalità. Ci siamo trovati di fronte a un'ambientazione un po' generica, ad una guerra moderna che sembra volersi mantenere un po' asettica e distaccata. Il multiplayer si reggerà su tre distinte tipologie di esperienza. Durante questo reveal, il team di sviluppo ha presentato solo il primo elemento di questo trittico, contraddistinto a sua volta da due modalità classiche. Vi possiamo però confermare che prima del lancio scopriremo qualcosa di più anche su Hazard Zone, una modalità a squadre basata sull'esecuzione di una serie di colpi, e infine su una misteriosa modalità sviluppata dalla divisione losangelina del team, che verrà presentata durante gli EA Play del 22 luglio. Restando nei confini di ciò che sappiamo finora, il primo nucleo dell'esperienza è identificato come la guerra globale e viene declinato attraverso due opzioni che i fan di Battlefield conoscono bene: conquista e sfondamento. In entrambi i casi l'idea è quella di proiettare i giocatori in un campo di battaglia straripante di alleati e di nemici, in continuo mutamento sia per la Levolution, ovvero la capacità delle mappe di trasformarsi in tempo reale, sia per i repentini spostamenti di fronte. DICE sostiene di aver potenziato enormemente il senso di scala, dal momento che su console next gen e su PC il numero massimo di giocatori sarà 128. Lo stesso vale, a detta dello studio, per il dinamismo dell'azione, con un miglioramento dell'esperienza utente. Non abbiamo avuto modo di studiare le mappe, né di scendere direttamente in campo, ma il team afferma di aver studiato planimetrie che ampliano e stimolano la varietà di situazioni. Ci saranno aree aperte naturalmente adibite allo scontro fra i veicoli, zone chiuse in cui la battaglia si farà più personale, e aree di dimensioni intermedie focalizzate sullo scontro fra piccole squadre. I giocatori impareranno a riconoscere queste aree e a direzionarsi dove preferiscono. Sarà possibile richiamare in qualsiasi momento e in qualsiasi zona della mappa un veicolo, così da non doversi più spostare a piedi per tratti interminabili perdendosi l'adrenalina della battaglia. E in tema di veicoli è stato annunciato che molti mezzi incentiveranno il gioco di squadra, grazie alla presenza di postazioni dalle funzioni più disparate. All'aumentare del numero dei giocatori aumenterà l'efficacia distruttiva del mezzo. Ci sono novità importanti anche per quel che riguarda loadout, armi e personalizzazione delle classi. Battlefield 2042 chiederà al giocatore di scegliere uno specialista con cui scendere in campo, in un sistema ibrido che mescola caratteristiche degli hero shooter con una struttura da FPS classico. Intanto non aspettatevi supermosse e abilità speciali, perché ogni specialista sarà caratterizzato da due elementi soltanto, un gadget primario e un tratto o abilità passiva. Gli specialisti avranno una caratterizzazione predefinita, insomma un nome, un volto, una nazione di provenienza, ma saranno comunque associati a uno specifico archetipo di classe.
Oltre alle classi supporto e ingegnere, non manca un ricognitore dotato di drone, che stavolta potrà essere parcheggiato in una zona specifica della mappa affinché individui in automatico i nemici in movimento. Se non abbiamo citato le armi a disposizione degli specialisti è perché ognuno di essi potrà scegliere qualsiasi bocca da fuoco, granata o gadget secondario fra quelli a disposizione. Potrete insomma creare un assaltatore con un fucile da cecchino o un medico dotato di lanciarazzi pesante. Non solo, durante il gioco sarà comunque possibile richiamare un menu rapido per cambiare in un batter d'occhio ottica, tipologia di munizioni e impugnatura dell'arma. L'idea è quella di rendere il gioco più libero e dinamico, lasciando che gli utenti scelgano il loro approccio operando correzioni direttamente sul campo di battaglia. Possiamo confermare che al lancio di Battlefield 2042 ci saranno 10 specialisti tra cui scegliere e che nei mesi successivi continueranno ad arrivarne altri. DICE ed Electronic Arts hanno deciso infatti di trasformare il prodotto in una piattaforma senza paura di ribadirlo a chiare lettere. Game as Platform era il titolo di una delle schermate della presentazione che entrava nel dettaglio della distribuzione di contenuti. Battlefield 2042 adotterà un modello stagionale. Nel primo anno di vita ci saranno 4 season, durante le quali saranno pubblicate nuove mappe, con un ventaglio iniziale che prevede 7 stage, poi nuove modalità, ma il Battle Royale non ci sarà fin dall'inizio, e poi ancora nuovi specialisti. Ogni stagione avrà un Battle Pass Premium da acquistare, che conterrà soltanto elementi cosmetici, ma attenzione! Mentre è confermato che tutte le mappe saranno accessibili dalla community, DICE non ha ancora specificato se gli altri contenuti andranno acquistati magari con un Season Pass. La saga di Battlefield ha sempre fatto un vanto della componente tecnica e grafica, e questo 2042 esibisce miglioramenti anche su questo fronte. A giudicare da quello che abbiamo visto, la dimensione delle mappe è impressionante, e stando alle parole di DICE lo sarà anche la Levolution. Le voci di corridoio legate alla presenza di grandi disastri naturali e eventi catastrofici su larga scala erano vere. In una delle mappe, ad esempio, potremmo osservare un tornado che si muove in maniera imprevedibile lungo il campo di battaglia, afferrando auto, detriti e giocatori per poi farli precipitare senza scampo. I soldati avranno a disposizione una wingsuit che gli permetterà di orientare la caduta, mentre osservano lo spettacolo furioso e terribile della tromba d'aria che fagocita ogni cosa. Ecco, se c'è un elemento che ci ha colpiti nel corso della presentazione è proprio la commistione di spettacolarità e dinamismo. In Battlefield 2042 ci sono tempeste di sabbia ai margini della mappa, zipline estese fra due palazzi che permetteranno a squadre ben assortite di lanciarsi da un grattacielo all'altro, mentre elicotteri militari precipitano a pochi metri di distanza. L'idea è davvero quella di un campo di battaglia totalizzante e densissimo. In alcune mappe, ci racconta il team di sviluppo, i disastri naturali saranno imprevedibili, mentre in altri casi la Levolution potrebbe essere innescata dai giocatori. C'è anche da dire che 2042 conserva alcuni elementi visibilmente cross-gen, soprattutto per quel che riguarda i modelli poligonali. Su next-gen si notano miglioramenti negli shader e nei riflessi, nonché evidenti passi in avanti nell'ambient occlusion, per una migliore simulazione dell'illuminazione complessiva. È chiaro però che il motore deve essere molto scalabile, perché l'esperienza di Battlefield 2042 deve essere compatibile anche con PS4 e Xbox One. Non sappiamo davvero nulla su come girerà il titolo sugli hardware più datati, dato che DICE non ha parlato di dettagli tecnici come risoluzione di rendering, neppure per quel che riguarda le piattaforme uscite di recente. Sappiamo soltanto che il numero di giocatori sui vecchi hardware sarà limitato a 64, con conseguenze che interesseranno anche e soprattutto il layout delle mappe, evidentemente ridotto e contenuto rispetto a quello che troveremo su PC e console next gen. Siamo un po' titubanti anche per quel che riguarda la simulazione fisica. Se è vero che al passaggio fra una generazione e l'altra non ci saranno variazioni neppure su questo fronte, ci chiediamo se i nuovi algoritmi che gestiscono questo aspetto non rischino di risultare troppo semplificati. Lo scopriremo durante una prova con mano, che potremo effettuare probabilmente durante l'alfa tecnica fissata per l'inizio di luglio, oppure nel corso della beta, che ancora non ha una data precisa ma che sarà accessibile soltanto per chi decide di preordinare il gioco. Per il momento registriamo le dichiarazioni del team con interesse, ma avanziamo qualche dubbio sullo stile complessivo, un po' asettico e conservativo, e sul modello di distribuzione, che non è ancora stato esplicitato a dovere. Vedremo se l'ampiezza delle mappe, i miglioramenti all'esperienza e alla varietà di situazioni e la spettacolarità indiscutibile dell'azione basteranno a spazzare via queste ombre.